Salve a tutti ragazzi, per la prima volta sul canale voglio fare un video per approfondire e cercare di fare, per quanto possibile, chiarezza su un determinato personaggio. Il gioco in questione è The Evil Within 2 e il protagonista di questo mio esperimento è il fantasma che, per una piccola parte dell'avventura, se saremo così coraggiosi da esplorare il gioco in ogni suo angolo, ci perseguiterà. Il primo falso contatto lo avremo in una casa vicino al rifugio di O'Neill. Sul tavolo della camera da letto troveremo il diario di una donna. Apprenderemo così che quest'ultima si sentiva perseguitata da una presenza e che nella stanza, mentre stava scrivendo, era calato improvvisamente il gelo. Fa freddo. Da questo momento in poi avrà così inizio la nostra fuga da questa misteriosa entità. Ma si tratterà solo di questo o dietro si c'era qualcosa di più profondo? File numero 15. Colloquio con il detective Sebastian Castellanos. Detective, mi racconti di quel giorno al Beacon Mental Hospital? Gliel'ho già detto 10 volte. Me lo ripeta un'altra volta? Sembra più un interrogatorio che un colloquio. La prego, detective. Ogni qualvolta incontreremo l'anomalia, così la chiameremo d'ora in poi, Sebastian sarà costretto a rivivere un po' tutto quello che gli è successo dagli eventi del Beacon Mental Hospital fino ad arrivare all'inizio di questo secondo capitolo. La domanda a questo punto viene spontanea: perché Sebastian è costretto a rivivere proprio quei momenti in particolare? La risposta ci verrà fornita durante il sesto capitolo. Sono io. Tempo fa. Durante il sesto capitolo avremo la possibilità di visitare una tavola calda. Dentro, precisamente in cucina, troveremo un cadavere che sarà la chiave per la maggior parte delle nostre domande. Fermi tutti, riascoltiamo. Un ricordo di quando ero bambino. Mi sta facendo impazzire. Ok, anche lui vede l'anomalia. Anche lui ha un ricordo che lo tormenta. Ma lui ha preferito suicidarsi, altri invece no. Ma cosa succede quando l'anomalia ti cattura? Osservate bene. Avete notato niente? Facciamo un salto nel passato e capiamo insieme il perché. Il primo capitolo di questo video è stato chiamato Il primo falso contatto. Perdonami per ciò che ho fatto. Perdonami per ciò che ho fatto. Perdonami. Oh Signore, ti prego. So che ho peccato, ma non questo. Ti prego. Non peccherò più. Perdonami. Mi dispiace. Perdonami per ciò che ho fatto. Ehi. Perdonami, Signore. È tutto a posto? Oh, Signore, ti prego. Ti prego. Oh.
Adesso tutto ha un senso, vero? Anche qui abbiamo un senso di colpa e qualcuno che si trasforma. Ma adesso viene il bello. Inizialmente, quando ci furono i primi casi di trasformazione, esclusero subito l'ipotesi che si trattasse di un virus, perché lo stem è un costrutto artificiale e virus, epidemie e batteri non possono esistere al suo interno. Teorizzarono quindi che la causa potesse essere la sovrascrittura della memoria dei pazienti, ma in seguito alle trasformazioni degli agenti della Mobius dovettero escludere pure questa ipotesi. Gli scienziati, prima del collasso totale del nucleo, erano riusciti a scoprire solo che le persone infette, poco prima della metamorfosi, credevano di essere inseguiti da una forza invisibile. Ecco, qui finiscono tutte le informazioni che il gioco ci fornisce. D'ora in poi l'unica cosa che potremo fare è teorizzare. La mia opinione, e ripeto mia personale, è quella che lo STEM 2.0, chiamiamolo pure così, è una tecnologia nuova, un campo ancora da esplorare con territori sconosciuti, perfino alla Mobius. Per quanto riguarda il fantasma, questa presenza invisibile che fa leva sui rimorsi delle persone, sono giunto alla conclusione che sia solo un'anomalia o un errore di sistema, qualcosa di imprevedibile che lo STEM ha generato. La domanda allora che dobbiamo farci arrivati a questo punto del video è: è l'anomalia ad aver dato origine a tutto il caos che assistiamo in The Evil Within 2? Ebbene, secondo me, in gran parte sì. Perché? Come detto poco fa, dai file che troviamo nel gioco, tutto è iniziato con i corrotti. Prima piccole e lente trasformazioni, poi col tempo sempre più rapide e spaventose. È vero, non dobbiamo dimenticarci del piano iniziale di padre Theodore, Stefano Valentini e la moglie di Sebastian, ma comunque i corrotti e di conseguenza l'anomalia hanno svolto un ruolo chiave in questo naufragio virtuale dello STEM. Beh, e con questo ho concluso. Vi invito caldamente, cosa che non ho mai fatto prima d'ora, a lasciare un commento e farmi sapere la vostra. Sì, così. Chiedo anche scusa in anticipo, so che il video è lontano da definirlo buono, ma capiate che questa è la mia prima esperienza in questo campo. Anzi, un primo esperimento era già stato fatto, se volete, qui in alto, su questo link, potete dare un'occhiata. Con questo è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi oppure seguitemi anche in live. Ciao ragazzi e alla prossima!